Salve signori e benvenuti e soprattutto bentornati nel mio canale. Oggi facciamo qualcosa di particolare perché oggi, come avrete letto dal titolo e visto dalla copertina, faremo la maschera per il trono del Muori. E come la faremo? Noi non sappiamo che volto abbia il trono del Muori, ma noi vediamo sempre il suo simbolino, che è questo teschio bellissimo. Un teschio, così questo è un teschio, con solo quattro dentoni grossi a punta, aguzzi e malvagi. Noi utilizzeremo quel concept, quella base, per fare una maschera da poi regalargli. Quindi qui entrate in gioco voi, perché voi dovrete aiutarmi a far raggiungere questo video fino al trono del Muori. Così riusciamo a regalargliela e magari lo vedremo con questa maschera in una delle sue live, magari, o quando fa un unboxing o qualsiasi cosa. Utilizzeremo questo, il font, l'idea, la base, il suo teschietto. E poi cosa faremo? Lo trasformeremo, perché quello è un cartoon, quello è un cartone animato. Noi lo faremo un pochino più realistico, più dark. Poi gli metterò dei simboli che rappresentano il lavoro che ha fatto, quindi i riassunti che ha fatto. E che dire di più? Ricordatevi che quello che ci serve per fare questa cosa è una testa di polistirolo. Io ho usato questa qui. Poi queste qui non sono nella nostra grandezza, sono più piccole, quindi ricordatevi che se fate le proporzioni, se usate questa qui, dovete allungargli il mento, perché poi più o meno gli occhi sono della stessa lontananza, eccetera. Poi ci serve la creta per fare la scultura, il gesso, il lattice e le garze, e poi ovviamente i colori acrilici possibilmente. Quindi io direi che mo possiamo iniziare col tutorial. Siamo pronti, signori, prendiamo la nostra bellissima testolina di polistirolo, la appoggiamo lì, poi iniziamo a mettere la creta di base su cui noi poi inizieremo ad aggiungere finché non riusciremo a trovare la forma che ci garba. Ora, io ho utilizzato diverse fotografie che ho trovato sull'internet dei disegni, dei concept dell'immagine del trono del Muori. Poi ho anche utilizzato il cranio che vi ho fatto vedere prima nel video iniziale come parte reale e anatomica, perché comunque dobbiamo sempre stare attenti e utilizzare sempre comunque l'anatomia umana per essere più reali possibili. Poi, ovvio, vogliamo sempre tenerla in uno stile abbastanza fumettistico e caricato, e perciò dobbiamo anche fare una via di mezzo, ma che sia bella e affascinante. Oh no, cosa mi dici? Certo, signora, certo. Poi dobbiamo fare i quattro dentini del Muori. I quattro dentini del Muori, questi bellissimi zannoni da squalo assassino, dobbiamo cercare di farli il più lineari possibile, nel senso, i denti a destra devono essere più o meno nella stessa posizione di quelli a sinistra, se no c'è qualcosa che stona e non è un bellissimo risultato. Però dopo quelle ore a sistemare e a farlo perfetto, possiamo iniziare a fare i diversi dettagli, quindi facciamo le ossa crepate, tutti i vari dettagli del nostro teschio, le crepe, poi possiamo iniziare a decidere dove mettere i vari design. Io, ad esempio, non sapevo dove mettere i doni della morte, il simbolo dei doni della morte, poi ho deciso di metterglielo in fronte. Poi, quando siamo completamente sicuri della forma, siamo contenti, soddisfatti, possiamo iniziare a fare tutti i minimi dettagli, fare il 7 del numero, il numero magico, poi fare tutti i vari, le varie incisioni, le ossicina e tutto il texture che hanno le ossa, quindi la porosità, i solchi, e possiamo iniziare un po' a pulire la scultura. Quindi facciamo le pulizie. E questo più o meno è come sarà la nostra bellissima maschera. Quindi vediamo il metalupo, il numero 7, la scritta Kira. Il metalupo, guarda, bello. E la scritta Kira. Mi sono messo lì a incidere tutto e a scolpire tutto, un bassorilievo della Madoshka. Poi abbiamo l'altro lato, dove abbiamo la L e la scritta Morte. Questa è la bellissima L da Death Note. E poi abbiamo la scritta Morte, guardalo qui, che stile meraviglioso, eh? E poi abbiamo, come al solito, i doni della morte. Poi, come ho fatto vedere, ora
abbiamo fatto questa specie di solco di separé per evitare che il nostro gesso cada quando facciamo la colata del gesso, praticamente per fare il calco. Ricordatevi che il calco deve essere e ribadisco essere spesso, perché sennò vi si spacca. Ora voi vedrete un piccolo strato di gesso, ma io ne ho messi un bel po', ne avrò messi 4 o 5, perché devono essere spessi, perché sennò vi si spacca il calco, e se vi si spacca il calco, ore di lavoro vanno perse nel gesso. E noi non vogliamo che questo accada, quindi lo facciamo bello spesso. Poi mettiamo all'interno il lattice e iniziamo a farlo girare per un attimino, che così il nostro gesso inizia ad assorbire l'ammoniaca e il lattice si stratifica. Dopo un po' che abbiamo fatto fare questi bellissimi giri, iniziamo a mettere le garze imbevute nel lattice, che così da avere uno strato maggiore, una forza maggiore, così la nostra maschera è bella solida e robusta. E quanti strati facciamo? Beh, mio caro Hobbit, ne facciamo un po', ne facciamo 2 o 3. Poi, quando siamo contenti e la facciamo asciugare, possiamo tirarla fuori dal calco, riappoggiarla sulla nostra testolina e iniziare a dipingere il tutto. Io vi consiglio di utilizzare il nero, il colore nero, molto liquido, che così entra bene 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 in tutte le crepe, in tutte le cose. Poi si asciuga lasciandogli questo stile di colore molto dell'orrore, e poi iniziare con i diversi strati. Tipo, non so se avete visto che io sui denti ho messo il colore giallo, poi l'ho tolto con il panno per lasciargli questa sfumatura come vecchio avorio antico rovinato. Poi iniziamo a colorare tutti i dettagli dentro gli incavi, no? E poi iniziamo a dargli le diverse sfumature di marrone per farlo sembrare un cranio trovato in qualche grotta nascosta del terrore, capito? Così ricordatevi di utilizzare sempre dalle 3-4 sfumature per ogni colore per dargli una profondità. E poi io ho utilizzato l'argento per colorare il metalupo e la L. Qui potete vedere le varie sfumature: abbiamo il marrone più chiaro, un marrone più rossiccio, un marrone più giallognolo, un marrone più scuro, poi abbiamo l'argento, poi abbiamo il colore nero, così da dargli più profondità. Ed eccoci qui con la maschera della paura. Questo così, oltre al fatto che io ho la barba che spunta a capolino, che fa cucù dai dentoni, ma quello è un altro punto, abbiamo finito la maschera. Guardate la beltà, vedete, qui abbiamo il simbolo del metalupo, bello come il sole, qui abbiamo la L di L. Qui abbiamo la scritta Marte, qui abbiamo la scritta Kira, qui abbiamo il simbolo dei doni della Marte, qui abbiamo il 7 che è il numero magico, qui inciso nell'occhio. E inciso nell'occhio abbiamo scritto Dracarys, qua che non si vede una fava, abbiamo l'incisione, la prima frase che abbiamo sull'anello del potere, sull'unico anello. Quindi, signori, adesso ci togliamo un po' la maschera così vi spiego tutto. Vedete, questa è la beltà della maschera. Poi possiamo vedere anche qui. Noi sappiamo che il trono del Muori ci ha rotto la capoccia. Tipo 2 volte ci ha dato 2 capocciate e aveva perso sangue. Quindi ho fatto una rottura a forma di saetta del prescelltissimo, come il prescelltissimo in poche parole. Poi qui un'altra crepa. Qui poi un'altra crepettina piccolina, perché non si sa mai, magari c'è stata una crepettina con questi 2 capocciate, magari c'è stata un'altra crepettina, non si sa. Però qui abbiamo le 2 crepettine principali più incise. Questa è proprio una crepettina superficiale. Poi abbiamo qui uno stile molto simile a quello dei dissennatori e anche a quello di Salmo. Però ci ho pensato dopo. Però fa niente. Poi abbiamo i dentoni qui, questo tipo vecchio avorio, color vecchio avorio. Poi abbiamo il metalupo da Game of Thrones. Abbiamo il 7, che è il numero magico che continua a esserci, eh? 7 Horcrux, 7 capitoli della saga, 7 nani, 7 nani sono degli illuminati, e basta, è praticamente così. E così noi abbiamo questa e possiamo dire che il nostro tutorial è finito e ha anche un molto bello successo. Quindi, signori, dovete aiutarmi a far arrivare questo video al trono del Muori, che così lui potrà vederla, mi scriverà su YouTube, qui sotto nei commenti,
su Instagram a Yoda Cucù, Yoda Cucù. Così potrò spedirglielo. E gli arriverà e lui la potrà mettere, capito? Questa bellissima maschera. Quindi, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo molto presto con un nuovo tutorial.